Passiamo all'oggetto numero 2, esternalizzazioni sanitarie e diffusione del fenomeno dei medici a gettoni in Umbria. Informazioni della Giunta regionale al riguardo, interroga il consigliere De Luca. Prego. Grazie Presidente, ma con questa interrogazione vogliamo fare chiarezza rispetto a quelle che sono state numerose indiscrezioni di stampa e un fenomeno che nei fatti abbiamo potuto constatare in giro per i nostri ospedali e in giro per le nostre strutture sanitarie in maniera sistematica e che più volte ci è stato denunciato e posto diciamo sul tavolo come una questione strutturalmente presente, al di là di quello che sostanzialmente sono le questioni di cui abbiamo più volte dibattuto all'interno di quest'Aula e dei vari limiti e diciamo problemi normativi a livello nazionale. È bene chiarire che con medici a gettone o a chiamata ci si riferisce a professionisti iscritti all'ordine dei medici, quindi abilitati allo svolgimento della professione, che vengono richiesti esternamente per svolgere un singolo turno di lavoro, generalmente non superiore alle 12 ore, generalmente iscritti diciamo anche a soggetti intermediari o tra le aziende ospedaliere, quindi che fanno da intermediari tra aziende ospedaliere e i professionisti. Secondo un'inchiesta del Corriere della Sera, chiamata Medici a gettone i numeri shock di Milena Gabbanelli, un medico ospedaliero assunto da più di 15 anni guadagna per turni standard di 6 ore e 20 minuti su 267 giorni all'anno poco più di 85.000 euro, gli stessi soldi che un medico a gettone guadagna facendo turni, diciamo 84 turni da 12 ore. Per quanto riguarda gli infermieri, fonte La Stampa, il boom degli infermieri a gettone, diciamo dei quali c'è molta penuria, mancandone all'appello circa 170.000 sul territorio nazionale, ASL e ospedali hanno preso ad affittarli pagando il doppio pur di aggirare le lunghe burocratiche procedure concorsuali, senza contare, leggo testualmente, senza contare che affittandoli il loro costo va imputato alla voce beni e servizi anziché a quella del personale, ancora vincolata a un anacronistico detto di spesa fermo ai livelli del 2004, per di più diminuito dell'1,4%. Il ricorso ai gettonisti, oltre a un aggravio di spesa sulle risorse pubbliche e di spreco, secondo molti comporta anche pericoli per la salute, dal momento che non lavorando in equip professionali stabili sono più soggetti ad errore, diciamo, sul lungo termine. E a riguardo una recente indagine dei NAS del Ministero della Salute hanno effettuato verifiche a campioni su 1.525 medici delle cooperative, ha trovato dottori arruolati come ostetrici senza nessuna formazione per fare i parti, cesarei, altri in pronto soccorso, questo ovviamente a livello nazionale è stata una indagine su larga scala, e alcuni ancora sopra i 70 anni e dunque fuori legge per il servizio sanitario. Addirittura le posizioni rilevate sono state 165. Secondo ulteriori recenti inchieste di testate nazionali, si starebbe registrando in Italia quello che è definito il boom dei medici, ma anche degli infermieri a gettone, e se i fondi statali destinati ai redditi del lavoro dipendente nella sanità sono aumentati del 2% dal 2013, quelli per i costi intermedi sono aumentati del 10%. Nel corso di quasi 10 anni, quindi, si è passati da 30 a 43 miliardi di euro di spesa destinati a beni e servizi, voce che fa riferimento e che comprende il ricorso alle forme di lavoro flessibile. Considerato che per quanto riguarda la Regione Umbria, la stessa Corte dei Conti ha sottolineato come il fenomeno risulta essere a danno del cittadino, il fenomeno sarebbe stato presente nel 33% degli ospedali nel corso del 2022, una percentuale paragonabile a quella della Lombardia, 35%, che lo stesso Governo nazionale ha riconosciuto il problema nel decreto Bollette dello scorso marzo nel 2023, avrebbe inserito alcune misure che puntano ad arginare il fenomeno delle esternalizzazioni negli ospedali, cercando di ridurre ad un anno, a massimo un anno in caso di comprovata necessità d'urgenza, e limitandolo ad alcune aree critiche, quali i pronti soccorso e diciamo le specializzazioni. Tempo, consigliere. All'interno, concludo Presidente, anche negli ultimi giorni ci sono stati sulla stampa degli articoli che hanno riguardato proprio l'Umbria,
e come le ASL stessero sostanzialmente investendo molto su questa situazione a causa delle difficoltà nello svolgimento, diciamo, dei concorsi. Quindi si interroga la Giunta per sapere quali siano i dati e la spesa del fenomeno dei medici e infermieri a gettone in Umbria, specificando al riguardo a quanto ammonta la spesa relativa in riferimento al 2023, quindi o l'ultimo dato disponibile, e come questa si sia evoluta negli ultimi 10 anni, specificando quanti siano stati i turni affidati a operatori esterni nel 2023, o ultimo dato disponibile, sul totale quanti siano gli ospedali e le strutture sanitarie coinvolte. Grazie. Grazie, prego, Assessore Coletto. Grazie, Presidente. Il ricorso ai cosiddetti medici e infermieri a gettone da parte dell'azienda del Servizio Sanitario Nazionale rappresenta certamente un fenomeno molto diffuso, e questo a causa, sappiamo, del numero chiuso, delle difficoltà e delle lungaggini legate appunto ai concorsi, ma soprattutto del numero chiuso e della mancanza di specialisti. C'era stato un imbuto formativo al quale è stato risposto negli ultimi anni aumentando le borse di studio da 6.000 raddoppiate, le portate a 12.000, ma è evidente che per arrivare alla formazione specialistica del medico servono dai 4 minimo, ma dai 5 anni in su sicuramente. Quindi c'è un ritardo nel prendere atto della mancanza di professionisti sanitari nell'ambito nazionale. Come rilevato anche dall'ANAC, la questione dei cosiddetti medici e infermieri a gettone assume rilevanza sociale in quanto tocca servizi fondamentali e indispensabili per l'intera comunità, oltre che un impatto economico della spesa pubblica per gli elevati costi sostenuti dalle aziende sanitarie che in situazioni di estrema necessità aggiudicano contratti di appalto a servizi a cooperative private al fine di assumere medici a giornata. In relazione allo specifico quesito in oggetto di interrogazione, preme a sottolineare che il fenomeno del personale a gettone non interessa la Regione dell'Umbria e le sue aziende sanitarie, come confermato dalle aziende medesime che hanno attestato l'inesistenza del fenomeno dei medici e infermieri a gettone. Le aziende sanitarie regionali infatti garantiscono l'erogazione di servizi assistenziali avvalendosi di personale strutturato nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, in conformità alle normative vigenti e agli istituti contestualmente previsti. Tra questi figura anche l'Istituto delle Prestazioni Aggiuntive, ossia quelle prestazioni integrative dell'attività istituzionale ordinaria richieste dall'azienda e ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste d'attesa, far fronte alle necessità di un temporaneo aumento di attività o in presenza di carenze di organico. A tal proposito, l'Istituto è stato ulteriormente valorizzato dal legislatore nazionale che ha previsto, ai sensi del DL 34 per l'anno 2023, l'incremento della tariffa oraria dai contratti collettivi nazionali fino a 100 euro omnicomprensivi per i dirigenti medici e fino a 50 euro lordi omnicomprensivi per il personale del comparto sanità, proprio per contribuire ad affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza urgenza ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni. Tali previsioni sono state confermate dalla legge di bilancio del 2024 ed estese fino al 31 dicembre 2026. Le aziende sanitarie regionali solo in forma residuale si avvalgono, in aggiunta al personale dipendente, di titolari di incarichi libero professionali, professionisti comunque selezionati mediante avviso. Con specifico riferimento al territorio regionale si evidenzia inoltre che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, nella relazione allegata alla decisione di parificazione del rendiconto generale della Regione dell'Umbria, udienza del 20 luglio 2023, non contiene alcun riferimento al fenomeno dei medici o infermieri gettonisti, proprio perché trattasi di un fenomeno non presente nell'ambito delle aziende del Servizio Sanitario Regionale. Altresì, la Corte dei Conti, nella medesima relazione, prende atto della generalizzata azione di contenimento e riduzione degli incarichi libero professionali anche per effetto dell'attenuazione degli effetti collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che aveva caratterizzato il biennio 2020-2021, che si è tradotta in una consistente
contrazione della spesa per tutte le aziende rispetto all'anno precedente relativamente agli incarichi libero professionali. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere De Luca. Io sono allibito. Sono allibito perché o penso di non aver compreso la risposta, oppure due consiglieri regionali, due parlamentari, un ex sottosegretario, eravamo tutti presenti di fronte al, diciamo, il sopralluogo che stiamo facendo in giro per l'Umbria e abbiamo potuto incontrare a Cascia e a Norcia due medici che hanno dichiarato loro stessi di essere medici a chiamata. Quindi lei, Assessore, se io non ho capito, posso anche aver capito male, mi dice che non esistono medici a chiamata in Umbria. Questa è una situazione quantomeno, voglio dire, assurda, perché o quelle persone di fronte, ripeto, a due parlamentari, due consiglieri regionali hanno mentito dicendo che non erano, diciamo, che erano medici a chiamata. Poi approfondiremo, chiederemo, penso, spiegazioni su questo, perché è assurdo. Lei mi risponde che non esistono in Umbria, diciamo, da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie, che in questo momento non si avvalgono né di medici, diciamo, dei cosiddetti medici a chiamata, medici gettonisti. Io sono allibito, quindi prendo atto. Ovviamente mi ritengo, diciamo, insoddisfatto della risposta, perché ho avuto, per esperienza diretta, ho incontrato due persone che hanno fatto altro. Quindi chiederemo, faremo un accesso agli atti su come sono stati coperti quei turni in quelle due giornate e verificheremo che quelle persone non fossero lì, diciamo, a titolo, voglio dire, in maniera abusiva, ma fossero lì perché, diciamo, incaricate con un contratto formale. Alzo le mani.